Benvenuti e bentornati a questo nuovo episodio del Mele Insana Podcast. E oggi sarà un episodio, potremmo dire, aporetico, nel senso che non avrà una conclusione, quantomeno non una conclusione da parte mia, dato che la riflessione resterà aperta, come d'altronde anche gli altri, ma questo in particolar modo. La riflessione di oggi è, diciamo, mi è sorta dalla lettura, completato ieri sera, squisitissimo, dell'Eutifrone di Platone. Testo molto breve, perché volesse leggere un testo di Platone così per conoscenza personale, anche abbastanza semplice, poi vabbè ci sono le note che sono fantastiche, e in cui c'è questo dialogo, per l'appunto, tra Socrate e questo sacerdote. Questo sacerdote e iniziano a discutere, vabbè, l'argomento della discussione non ci interesserà, iniziano a discutere per conoscenza, ve lo dico, riguardo il problema del santo e dell'empio, problema che viene affrontato in modo molto particolare, ma ciò che ci interessa è un intermezzo di questo dialogo, in particolar modo quello in cui Socrate paragona la sua arte all'arte di Dedalo. Vado a leggere. «Ma Socrate, io non so più come dirti quello che ho in mente», dice il sacerdote. «Qualsiasi definizione che proponiamo ci gira, non so come, sempre attorno e non vuole rimaner ferma al posto in cui la mettiamo». Socrate risponde: «Le definizioni da te date, o Eutifrone, sembra che assomiglino alle opere del nostro progenitore Dedalo. E se queste definizioni le formulassi e le ponessi io, forse potresti canzonarmi, quasi che anche a me, per via della parentela che ho con lui, le mie opere fatte di parole scappassero e non volessero star ferme nel luogo in cui le collochiamo. Ora invece le definizioni poste sono le tue. Perciò questa immagine scherzosa non fa al caso tuo, infatti non vogliono rimaner ferme a te, come confessi tu stesso». Il sacerdote risponde: «A me sembra invece, Socrate, che l'immagine scherzosa s'attagli benissimo alle mie definizioni. Infatti, questo loro rigirarsi e non voler star ferme nel medesimo luogo, non sono io a produrlo, ma il Dedalo mi sembra che sia proprio tu. Perché, per conto mio, sarebbero rimaste ferme così?» Socrate: «Allora, amico mio, si dà il caso che io sia diventato più abile nell'arte di quel mio antenato, a tal punto che mentre egli sapeva rendere mobili solo le proprie opere, io, come sembra, oltre le mie, rendo mobili anche quelle degli altri. E certo, ciò che di più notevole c'è nella mia arte è il fatto che sono abile senza volerlo. Io desidererei infatti che i miei discorsi rimanessero fermi e che se ne stessero immobili, assai più di quando non desidererei le ricchezze di Tantalo aggiunte all'abilità di Dedalo». Ora, viene paragonato Socrate, qui da Platone ovviamente, no, che scrive il dialogo, a Dedalo. Ora, brevissimo riferimento a Dedalo, ve lo leggo dalle note perché secondo me è spiegato molto bene. Si dice che Dedalo, per primo, abbia superato la rappresentazione statica delle figure, scolpendole con le braccia e con le gambe sciolte, con un piede in avanti in atto di camminare. Per questa espressione di movimento si diceva, appunto, che le sue statue fossero in grado di camminare e che potessero scappare. Poi, vabbè, Socrate nel Menone ci dirà: «Sai perché ti fa meraviglia? Perché non hai mai posto attenzione alle statue di Dedalo», quindi riprende questa immagine, «ma forse da voi non ce ne sono, perché anche queste, quanto non siano legate, se la svignano e scappano, se non legate invece restano. Possedere una delle sue opere sciolte non è di gran valore, come uno schiavo che scappa, infatti non resterebbe legata. E invece di molto pregio se è legata. Quelle opere infatti sono assai belle». Quindi Socrate si lagna di avere dei discorsi da parte del sacerdote che non stanno fermi. Ma in che senso non stanno fermi? Nel senso che si contraddicono. Quindi non solo si muovono, ma addirittura sfuggono. Ora,
capita anche a noi, no? Spieghiamo qualcosa e poi la contraddiciamo, cadiamo nella circolarità e confondiamo l'argomento, ovvero ciò che vogliamo spiegare, con l'argomentazione, ovvero con ciò che dovrebbe spiegare. Poniamo un presupposto importante a tutto il discorso, però. La circolarità e la contraddizione sono errori non facilmente, ma più facilmente, cosa diversa, individuabili, in quanto sono errori strutturali, logici, non contenutistici. Cosa vuol dire? Che io adesso mi andrò ad esprimere non sui contenuti, perché ovviamente sono più difficili da negare, ne abbiamo parlato nello scorso episodio, no? Negare un contenuto bloccando il dialogo è ciò che uccide quella pluralità di valori che appunto dicevamo la scorsa volta. Qui invece parliamo di struttura. La struttura, diciamo, ponendola noi come universale, no? Pensiamo alla struttura della logica, alla struttura argomentativa, quella è un po' più semplice da negare e quindi più facile da riconoscere quando è errata. Quindi è soltanto un discorso strutturale. Ora, finché facciamo muovere i nostri discorsi, questo resta un problema nostro, nel senso di coerenza o di riflessione personale. E se troviamo qualcuno che ci aiuti a notarlo, beh, sta a noi decidere come comportarci, se sfuggire all'interlocutore davanti al nostro evidente errore, come fanno le statue di Dedalo, no? Che sfuggano, o sottrarre noi stessi all'errore, quindi restando a dialogare, mettendo da parte quel pizzico d'orgoglio che tutti abbiamo e sempre meno ammettiamo per correggerci. Ora, come dicevo, però, questo è un problema che riguarda noi e che solo noi possiamo risolvere, qualora siano i nostri discorsi a contraddirsi. Ma quando siamo il Socrate della situazione? Ovvero, quando ci accorgiamo che il nostro interlocutore è entrato in quello che Socrate chiama un circolo, come ci comportiamo? E questo è un problema più grosso, perché ovviamente riguarda sia noi che l'altra persona, non soltanto noi come il primo problema. Quindi cosa facciamo? Glielo facciamo notare? E se glielo facciamo notare, come facciamo? Se siamo in un dibattito o, che ne so, in una disputazione, no, tipo gara di retorica, la cosa non solo è facile, ma è pure a nostro favore. Distruggiamo l'argomentazione avversaria mostrandone la contraddittorietà e la circolarità, e in quel modo abbiamo vinto. Ma se stiamo discutendo con un amico o un'amica, che facciamo? Se sono amici stretti, ora io non mi risparmio, quindi la mia stronzaggine, e lo dico a chiare lettere, vien fuori come un fiume in piena, forse addirittura a volte esagerando, ma se sto chiacchierando con qualcuno che magari ho appena conosciuto, o che so, con qualcuno con cui ho un rapporto più formale e distinto. Ora, Socrate era Socrate, ovviamente, e questo vuol dire che era stronzo con tutti, indistintamente, senza peli sulla lingua. E infatti poi questo suo fare lo porterà alla fine che tutti sappiamo. In questo dialogo, soprattutto nella parte finale, Platone ha ben in mente la fine che farà Socrate, e un po' lo lascia intravedere con un minimo di, come dire, di tristezza, anche di rabbia. Però ancor prima della sua fine, Socrate, proprio per questo suo per questa sua sincerità sfrenata, proprio per questa sua mancanza di veli, diciamo che non era ben visto da tutti. Molti, ad esempio, lo paragonavano ad una torpedine di mare. Ora, se voi non avete presente cos'è una torpedine di mare, vi consiglio di andare a vedere su Google Immagine come sia fatta una torpedine di mare, e vi dico questo, è un essere schifoso, cioè una creatura marina abbastanza brutta. Vi leggo brevemente questo passo. O Socrate, avevo udito, prima ancora di incontrarmi con te, che tu non fai altro che dubitare, e che fai dubitare anche gli altri. Ora, come mi sembra, mi affascini, mi incanti, mi ammali completamente, così che sono diventato pieno di dubbi. E mi sembra veramente, se è lecito celiare, che tu assomigli moltissimo, quanto alla figura e quanto al resto, alla piatta torpedine marina. Anch'essa, infatti, fa intorpidire chi le si avvicina e la tocca. E mi pare che ora anche tu abbia prodotto su di me un effetto simile. Infatti, veramente, io ho l'anima e la bocca intorpidite, e non so più che cosa risponderti. Eppure, più e più volte intorno alla virtù
ottenuto assai numerosi discorsi e di fronte a molte persone e molto bene, come almeno mi sembrava. Ora invece non so neppure che cosa sia. Ora, la torpedine, vabbè, è un pesce, un animale marino che produce delle piccole scosse che intorpidiscono, per l'appunto, no? Bloccano gli altri animali che entrano in contatto con lei. Però gli viene detto a Socrate che sia per il suo comportamento che anche per il suo aspetto, voglio dire, c'era anche un po' di antipatia, nonostante l'ironia, in questo attacco nei confronti di Socrate. Ora, non so voi, ma io non è che me la senta a far lo stronzo con tutti. Sì, scusa, ma mi sa proprio che ti sei appena contraddetto. No. Mi scusi, agente, ma temo che la sua argomentazione sia circolare, ma neanche per sogno. Ma a questo punto, quindi, che facciamo? Continuiamo a discutere normalmente, sapendo che tutto il discorso è campato in aria, avendo infatti come base una contraddizione? E qui però entra in gioco la mia coscienza, che disdegna il segno di superiorità dettato da questo gesto. Perché infatti, lasciando parlare il nostro interlocutore senza ascoltarlo davvero, sapendo che da un certo punto in poi è tutto sbagliato, è ciò che fanno i grandi quando i bimbi parlano di mostri e fatine. Ma certo, wow, ma è incredibile, eccetera, eccetera. Ora, non possiamo trattare chi abbiamo davanti come un bimbo di 5 anni, perché se in realtà è un over 5, nostro coetaneo, lo stiamo trattando da scemo e basta. In questo modo cadremmo, se volete, in una circolarità anche noi. Per non metterlo a disagio di fronte al suo errore, lo trattiamo da scemo. E qui il gioco non vale la candela, perché provando a essere gentili, in realtà siamo più stronzi. Allora glielo facciamo notare gentilmente? Lì abbiamo due possibili reazioni, secondo me. O il tizio o la tizia che sia reagiscono bene, e la loro educazione dialogica, la loro capacità a saper discutere li porta a ricostruire insieme a noi il discorso, o si accaniscono, ci danno della torpedine marina e il discorso va in vacca, perdendo anche noi l'opportunità di saggiare le nostre posizioni. Ora, come il dialogo da cui siamo partiti, anche questa riflessione, come dicevo, non ha una conclusione. La soluzione non solo mi sfugge, ma scappa come la statua di Dedalo, driftando tra buon costume, gentilezze, verità e morale.